La presente fotografia scattata dal Curiosity Rovers sta facendo molto parlare di sé, sebbene ancora non sia stata diffusa dai media liberi di internet e men che meno in televisione. Quello che possiamo vedere in questa foto è l'ombra di una persona che assomiglia moltissimo ad un uomo e che per certe caratteristiche sembrerebbe un astronauta. Se osserviamo bene la fotografia, possiamo vedere il braccio allungato, la testa con folti capelli, qualcosa che assomiglia ad una bombola di ossigeno e quello che sembrerebbe il corpo di una persona, come se questa stesse facendo qualcosa in corrispondenza del Curiosity. Se osserviamo bene la testa, vediamo che non sembra esserci un casco, ma il profilo, come dicevamo prima, di una folta chioma. Una delle ipotesi più interessanti riguarda il fatto che il Curiosity, in realtà, non sia affatto su Marte, come ci stanno facendo pensare, ma si trovi in qualche luogo della Terra, un po' come accade quando, alla fine degli anni 60, ci fecero credere di essere sbarcati sulla Luna, sebbene molte ricerche successive abbiano dimostrato che quello sbarco, probabilmente, non è mai avvenuto. Ma in realtà fu ordita una messa in scena da parte degli americani per mostrare al mondo intero che la loro tecnologia era più avanzata di quella russa. Eravamo in piena guerra fredda. In tal senso vi rimando ai link sottostanti, qualora voleste approfondire l'argomento del presunto sbarco sulla Luna. Un'altra teoria afferma che in realtà su Marte è possibile la vita per come la intendiamo noi, che vi sia dunque un'atmosfera più rarefatta, ma non invivibile, cosa che giustificherebbe la presenza delle bombole di ossigeno e l'assenza del casco. Un'ultima teoria afferma che questa immagine sarebbe una pareidolia, ovvero quel particolare meccanismo della mente umana che unisce immagini dubbie a concetti noti. Pertanto, quell'ombra sarebbe solo un'interpretazione automatica, ma non reale, di tipo meccanico e associativo. La foto è stata pubblicata sul sito ufficiale della NASA e pertanto non è discutibile la sua autenticità. Ho fatto un'analisi termoscopica della foto. La luce dovrebbe essere uniforme perché l'ombra dovrebbe essere prodotta dal sole. Invece, cosa succede se facciamo un bilanciamento della luce? Si genera un effetto hotspot, con una luce più forte al centro ed una più debole in lontananza. Ma questo non dovrebbe essere possibile se illuminare realmente il Curiosity fosse una luce del sole. Invece, a quanto pare da questa immagine, la luce che illumina il Curiosity è artificiale, cosa deducibile in base a quanto detto finora. Ma dunque, in realtà, il Curiosity si trova su Marte? Sembrerebbe di no. E quindi dove si trova? In qualche studio televisivo creato ad hoc per farci credere ciò che in realtà non è? Vuol dire NASA in ebraico? Nasha significa illudere, ingannare, prendere in giro.